Le compensazioni spontanee dovute alla postura asimmetrica del chitarrista possono portare, se attivate per molte ore ogni giorno, ad una deformazione corporea che attiva nuovi schemi motori. Questi condizionano il funzionamento articolare nei movimenti basilari anche nella vita quotidiana, diventando prima abitudine e poi forma. La disciplina dello yoga e la disciplina musicale lavorano sulla pulizia del gesto e sul coordinamento tra respiro e movimento, solo sull'uso di ciò che serve. Mettersi in posizione Tadasana. Espirare e piegarsi in avanti portando le palme delle mani sul pavimento a lato di ciascun piede. Piegare le ginocchia e fare un passo indietro con una gamba. Mani e piedi devono avere la stessa distanza dalle spalle e dalle anche, come se fossimo allineati su due binari paralleli. Portare la gamba destra in linea con il braccio destro e quella sinistra con il braccio sinistro. Stendere le dita delle mani e quelle dei piedi. Alzare i talloni contraendo i muscoli della parte superiore delle cosce e spingere le rotule verso l'interno. Ruotare verso l'alto il lato interno delle braccia, dai gomiti fino alle spalle. Spingere il busto verso le gambe. Riportare i talloni a terra. Si sentirà uno stiramento dalle palme ai talloni. Espirare. Allungando la base del collo, portare la calotta cranica verso il pavimento. Mantenere la posizione per circa un minuto. Questa postura agisce in modo specifico sull'allungamento della catena muscolare della statica, tendenzialmente accorciata ed irrigidita dal coinvolgimento in tutte le attività umane. Per il chitarrista assume particolare importanza in quanto aiuta ad equilibrare le asimmetrie tra il lato destro e quello sinistro del corpo.